Ed è critica la situazione anche qui a Chitiscalo, come vedete la neve continua ad imbiancare le strade, pochissimi i mezzi in circolazione, quei pochi che ancora circolano sono ovviamente tutti muniti di catene, pochissima la gente che si muove, ovviamente il monito di restare chiusi in casa è servito perché la maggior parte delle persone insomma preferisce rimanere al sicuro, al coperto. Quello là dentro la cosa. Notevoli disagi anche per quanto riguarda i trasporti pubblici. Noi siamo alla stazione ferroviaria di Chietiscalo. La banchina, come vedete, è del tutto sgombra, del tutto vuota. Nessuno attende un treno e la neve ricopre di uno spesso strato anche i binari della ferrovia. Complicata la situazione lungo le autostrade, pochissimi mezzi in circolazione, la neve ricopre di uno spesso strato tutte le nostre autostrade. Siamo insieme al sovrintendente capo della questura di Chieti, Baroncini, ci conferma che le modalità sono severe anche per il transito. Bene, al momento noi abbiamo solo il blocco dei tir e dei camion, quindi sia i pullman sia i mezzi leggeri, cosiddetti leggeri, sotto i 75 quintali, se comunque muniti di catene, ruote, cioè gomme termiche, possono transitare. Quindi posso dire che tragica non è la situazione. C'è neve, ma si transita. Se attrezzati, i mezzi leggeri possono transitare al momento tranquillamente. E in questa emergenza tutte le forze dell'ordine stanno collaborando appunto per la salvaguardia dell'ordine pubblico. Sicuramente abbiamo tutte le forze dell'ordine sul campo. Noi come Questura Chieti, almeno siamo qui al casello autostradale, poi ci sono altri che stanno dando assistenza a vari veicoli fermi per vari motivi. I tir comunque li stiamo bloccando e dirottando nelle zone idonee, cioè piazzale, stadio, dove possono restare tranquillamente in attesa fino a normalizzarsi la situazione, perché i mezzi pesanti possono bloccare la circolazione, cioè autovetture, mezzi leggeri, se attrezzati, camminano tranquillamente, ma un tir di traverso creerebbe dei seri problemi.